Amiche, amici, ieri dopo l'esperienza ero senza parole e non ho detto niente, ma non ce la facevo a parlare perché è stata veramente bellissima un'esperienza. Vi ringrazio perché sì. Non so come l'avete vissuta voi, perché io avevo concepito questa esperienza perché fosse potente, ma che fosse accessibile a chiunque, no? Quindi anche senza una preparazione particolare. Poi ovviamente ognuno l'ha vissuta in base alla sua consapevolezza, a quello che è riuscito a fare. Cioè, il concetto fondamentale è quello che io ho scritto nel mio libro La fisica dell'anima, che la più potente forza dell'universo non è quella nucleare, quella elettromagnetica, quella gravitazionale, ma la capacità nostra di essere umani di poter creare cose nuove, creare nuove possibilità con la volontà e con l'immaginazione. Quindi la volontà è il desiderare, no? Il volere, il creare degli intenti, no? Gli intenti sono delle forze che creano possibilità. E quindi creare degli intenti bellissimi, evolutivi, di più felicità per noi, per gli altri, per il mondo, per l'umanità e unirci in comunione, quindi allinearci su questi intenti qua, no? Questa è la cosa più potente che noi possiamo fare come individui, no? Quindi non siamo soli. Abbiamo un'anima infinita e ognuno ha dentro di sé l'anima di ogni altro, quindi siamo tutti in collegamento, siamo tutti in risonanza, siamo tutti connessi. E un'esperienza come questa, se vogliamo semplice, ma in cui delle persone si uniscono immaginando e volendo le stesse cose belle per tutti, è bellissima, potente. Adesso sono qua in spiaggia a Tenerife. Sono venuto qua apposta per vivere questa esperienza con voi, proprio perché conosco l'energia di questo posto e volevo che vi arrivasse anche attraverso la luna, attraverso la telecamera, attraverso i suoni, insomma. L'energia nell'invisibile si diffonde facilmente. E quindi volevo dirvi che questo è stato un assaggino, insomma, un antipasto per chi è nuovo a questo tipo di esperienze, no? Per chi vuole andare più a fondo, insomma, vuole anche aprire la mente a non solo nuove possibilità, ma anche proprio viverne direttamente l'esperienza, perché questo è quello che mi piace dell'entusiasmologia esperienziale, no? Quindi uno può leggere, studiare, informarsi, insomma, fare corsi, però poi bisogna viverle queste cose qua, no? E come le viviamo? Le viviamo così, con cose semplici, dove delle persone si uniscono, smettono di essere competitive, iniziano a volersi bene, ad agire per generare vantaggi per sé, generando vantaggi per gli altri, per la realtà. Cose semplicissime, basiche. Quindi chi vuole comunque approfondire questo tipo di esperienze, cioè per chi lo vuole fare, io lo sapete, no? Organizzo questi corsi qua a Tenerife di una settimana, ne ho in programma 3 quest'anno e questa è proprio l'occasione in cui tutto quello che è stato vissuto più o meno in base alla consapevolezza poi di tutti i partecipanti, ma se avete partecipato sicuramente perché eravate tutti super sul pezzo, perché sono robe potenti, insomma, sono cose potenti che per cui le persone che non sono in grado di sopportarle hanno una repulsione iniziale che fa sì che non partecipano, insomma, c'è un filtro naturale. Quindi se ci siete stati è perché siete stati tutti super all'altezza dell'esperienza e soprattutto siete stati tutti elementi potenti di consapevolezza che si è unita in questa risonanza, in questa coerenza, in questo entanglement bellissimo che
chi è empatico ha sentito tanto, quindi se hai sentito la presenza degli altri, se ti sei sentito essere un noi durante questa esperienza, ecco, questo è l'effetto più potente, più bello, quello dell'attivazione dell'empatia. No? L'empatia vuol dire che te senti non solo in base a quello che ti comunicano i sensi, ma senti anche proprio in base alle vibrazioni, in base all'essenza, in base ai valori. E quindi grazie, grazie, grazie. Mi piacerebbe avere un vostro feedback, per cui se hai vissuto qualcosa di speciale che vuoi condividere con gli altri partecipanti, ecco perché una delle cose, ad esempio, che io amo tantissimo quando facciamo i corsi qui a Tenerife esperienziali è quello che ci diamo un po' questo impegno, no? Di ricordare dei momenti magici, felici che abbiamo vissuto per poi condividerli alla fine verso la fine della settimana, insomma, con gli altri, proprio per applicare questo principio del potenziamento reciproco, no? Che è una roba semplicissima, no? Noi siamo stati educati ad essere tutti contro tutti, a depotenziarci a vicenda, non ce ne accorgiamo neanche, ma tu quando incontri una persona che ti parla delle cose di cui ha paura, dei suoi problemi, sta attuando questo meccanismo devastante, no? E invece come si fa a invertire questo meccanismo? Io voglio avere un effetto potenziante sugli altri, perfetto, condivido solo cose felici, solo cose entusiasmanti, non i problemi, le crisi, le tragedie, no? Parlo solo con... Il principio è quello bellissimo, no? Tu, non so, immagina, siamo un gruppo di 15 persone, no? Cioè, io faccio sempre questo esempio, no? Immagina che tutti hanno un euro, tutti ci scambiamo un euro, dopo che ci siamo scambiati l'euro, alla fine ci abbiamo ancora tutti un euro, non è cambiato niente, no? E invece tu immagina 15 persone che hanno 15 momenti felici e ognuno condivide con gli altri, regala agli altri, parla agli altri dei momenti felici che ha vissuto, no? Quindi permettendo anche agli altri che lo ascoltano di usare l'immaginazione per immaginarsi quella cosa lì. E quando sei in un contesto di persone che si vogliono bene, che si sono benedette, che sono in risonanza, cioè si diventa empatici. Quindi quando una persona racconta il suo momento felice, in quel momento lo regala a tutti gli altri si arricchiscono di quel momento felice lì. Quindi è una cosa bellissima questa, 15, abbiamo vissuto 15 momenti felici, ne condividiamo uno, ognuno il suo, e alla fine ci ritroviamo con 15 momenti felici, cioè si moltiplicano. Quindi io ne condivido uno e ne ricevo 15, e quanto più io sono empatico, quanto più io mi arricchisco anche dell'esperienza felice degli altri. Questo è bellissimo. E quindi ragazzi, ragazze, è stata una gioia immensa, sono stato veramente super felice di aver voluto fare questa cosa, di inventarmi questa cosa. Scusate gli occhiali, ma c'ho proprio il divino maschile, il divino maschile qui davanti, però in faccia. E quindi mi auguro di vedervi presto ad uno dei miei corsi anche dal vivo. Su www.entusiasmologia.com trovate tutto. Grazie, 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 grazie.